Ci siamo? Sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 27 favorevoli, 330 contrari, la Camera respinge. Votazione dell'articolo 13. Prego, collega La Russa. Grazie, Presidente. Alla venente collega che ha preso la parola. Ah! No, però colleghi... Ah, a lei vuole richiamare me perché dico avvenente. No, non l'ha richiamato prima. Ma roba dell'altro mondo. All'avvenente collega, collega, io stavo soltanto invitando, collega La Russa, stavo soltanto invitando a dire che su questo articolo si può intervenire. Se vogliamo scatenare un dibattito sulla fame in quest'aula, penso che io debba intervenire e non permetterlo. Bene. Questo è tutto. Bravo, sono d'accordo. Voglio dire che quando non si hanno argomenti nel merito, quando si sente che gli argomenti contrari toccano il punto, allora si ricorre all'ingiusto insulto personale, all'ingiusta accusa personale che non dovrebbe appartenere a quest'Aula. Quindi mi dispiace e vorrei dopo poter, col capogruppo del PD, poter su questo affrontare un momento di riflessione. Ma torniamo all'articolo 13. Vede, Presidente, noi su questo articolo riteniamo che si giochi la sorte di questa legge, perché da qui si capisce che questa è una legge ideologica, che non è una legge per i minori, che è una legge che ha come scopo e obiettivo quello di consentire a persone che non avrebbero diritto il